Buon pomeriggio a tutti, un saluto da Matteo degli Asprillas. In incipit, come sempre, ti ricordo di iscrivervi al canale, condividere i nostri video e partecipare alle nostre dirette. E sono passati un paio di giorni. Oggi forse siamo nelle condizioni di fare un'analisi un po' più a freddo di quella che è stata Parma-Pisa, un 1-1 che ha fatto molto discutere i tifosi del Parma. Diciamo che il Parma, in estrema sintesi, e questa è la mia opinione, dà dei segnali di vita, cosa non scontata dopo la bruttissima prestazione di Terni, ma il percorso è ancora lungo. Io non so se qualcuno di voi si ricorda quando presentavamo questo campionato, e a me è capitato di dire più volte che il percorso di radicale cambiamento che il Parma ha intrapreso quest'anno, sia dal punto di vista della guida tecnica, sia dal punto di vista societario, ma anche e soprattutto dal punto di vista della rosa, avrebbe potuto volere 7-8 giornate di apprendistato e di crescita per vedere qualcosa di accettabile. Bene, ad oggi siamo alla sesta giornata, abbiamo visto due vittorie molto sofferte, due sconfitte, di cui una delle due particolarmente brutte, e due pareggi. Siamo alla sesta e ho il timore che la previsione che avevo fatto e che anche altri di noi a Sprillas avevano avanzato a inizio campionato si stia avverando. Il Parma dà qualche segnale di vita, il percorso di crescita è ancora molto lontano dall'essere concluso e anche secondo me la partita con il Pisa, per andare a riflettere un po' di più su quello che abbiamo visto, si inserisce all'interno di questo percorso. Una partita dai due volti, un primo tempo in cui il Parma ha fatto vedere tutti i limiti palesati già quest'anno, quindi una squadra che ogni volta che è stata attaccata va in estrema difficoltà ed è particolarmente permeabile agli attacchi sia dal punto di vista centrale sia dal punto di vista laterale dell'attacco avversario. Quindi un primo tempo in cui siamo stati per lunghi tratti in balia di una squadra, il Pisa, che ha fatto vedere di essere prima in classifica, ma anche e soprattutto con la testa di una prima in classifica, cioè molto positiva, molto volenterosa, facendo vedere un po' il gioco che il Parma doveva proporre e che ad oggi non propone, fatto di occupazione degli spazi, attacco continuo degli spazi, sovrapposizioni. Un secondo tempo invece da parte del Parma secondo me è molto migliore, in cui la cosa migliore che abbiamo visto è stata soprattutto la capacità di stare con la testa dentro la partita, cosa che a Terni non c'era stato assolutamente, ma anche con la capacità di attaccare meglio gli spazi, di concedere meno in fase difensiva. Questa partita dai due volti secondo me ci può lasciare molto ottimisti per il futuro? No, ci può lasciare un po' meno negativi di quello che eravamo dopo la partita di Terni, perché comunque quello che ci aspettavamo tutti noi tifosi è di vedere dei passi in avanti, e oggi possiamo dire che dopo la partita col Pisa un piccolo passo in avanti c'è stato. Cosa non va in questo Parma? Secondo me non va tutto quello che era collegato al gioco proposto e immaginato da parte del nostro allenatore. Il possesso palla, quando c'è, è assolutamente orizzontale, mai in verticale. Il pressing alto, asfissiante, capace di recuperare la palla in attacco, non si è quasi mai visto. Ogni volta che l'attacco avversario, che la squadra avversaria ci attacca, utilizzando dei giocatori particolarmente larghi, ci allarga tremendamente le maglie della difesa e ci rende perforabili sia con delle sovrapposizioni sulle fasce, mettendo due contro uno i terzini, ma anche allargandoci, mettendo sostanzialmente i due centrali schiattarelli alla mercé dei centrocampisti e degli attaccanti avversari. Cosa non va? Non va ancora Roberto Inglese, a cui vogliamo tutti molto bene, ma che ad oggi è lontano da essere il giocatore che ci ricordavamo tutti, di cui il Parma ha estremamente bisogno. Roberto Inglese che però non si è fatto male fino ad oggi, e questo è l'unico elemento positivo che lo riguarda. Cosa va? Quello che dicevo prima, secondo me miglioramenti dal punto di vista del temperamento, cioè il Parma dà dei segnali di vita dal punto di vista della capacità di resistere alle avversità che arrivano durante la partita, e dopo la sconfitta di Terni andare sotto subito di un gol come è stato col Pisa poteva dare un colpo psicologico che il Parma, ad esempio quello dello scorso anno, non avrebbe più superato. La rosa molto abbondante. Se oggi poi si sistemeranno i problemi che abbiamo avuto a centrocampo e dovessero rientrare il prima possibile, spero, oltre a Schiattarella che già abbiamo visto col Pisa, ma anche Camarà, e poi dovesse diventare ruolabile Traoré, il Parma secondo me ha una rosa che sia in difesa che in attacco ci dà un'abbondanza che non ha nessuna squadra in Serie B.
Alcuni singoli. Mihaila sta dimostrando di essere un giocatore di grande classe. Schiattarella è già imprescindibile in questa squadra. Koulibaly sembra essere una sorpresa come terzino. Mentre Del Prato ha fatto un buon secondo tempo e ha cominciato a dimostrare di essere un giocatore che può essere importante. Chi è rimandato? È rimandato l'allenatore, secondo me. Ad oggi l'allenatore non è riuscito a farci vedere il gioco che ha nella testa e che non riesce ancora a concretizzare. Secondo me questo è un po' il punto della situazione ad oggi. Molto importante sarà vedere se il percorso di crescita che avevamo detto poteva durare 7-8 giornate sabato pomeriggio a Ferrara continuerà o avrà una battuta d'arresto. Intanto vi ricordo di seguire i nostri video, condividere e mettere mi piace ai nostri video su Facebook, iscrivervi alla nostra pagina e continuare a partecipare alle live degli Asprillas. Vi do l'appuntamento a giovedì sera con una puntata straordinaria di Ti Ricordi dedicato alla promozione in Serie A nella famosa serata di La Spezia Parma. Ragazzi, ciao a tutti e forza Parma! Ciao a tutti, a tutti gli amici degli Asprillas e siamo pronti per un commento affretto relativo al brodino di Dado Knorr, relativo al pareggino in casa. Allora, partendo dal presupposto che secondo me con la rosa che abbiamo dovremmo vincere la Serie B in ciabatte con la paglia in bocca e una bella birra fresca nell'altra mano, e partendo dal presupposto che il nostro allenatore ex centrocampista gioca senza mediani davanti alla difesa se non il povero Schiattarella, che a 34 anni secondo me a metà campionato sarà bollito come il carrello di Cocchi, vorrei fare un'analisi molto semplice, lati positivi e lati negativi. Allora, i lati positivi direi fondamentalmente uno: forse abbiamo trovato un terzino sinistro, forse, vediamo, perché anche con Cobout, o come si chiama, che non ho ancora capito bene la pronuncia, pensavamo di aver trovato un bel centrale e poi ci ha piazzato due cappelle astronomiche l'altra settimana. Allora, il Pisa è una buona squadra, il problema è che noi giochiamo sotto ritmo, perché se avessimo giocato allo stesso ritmo del Pisa non ci sarebbe stata storia, perché uno come Vasquez vale 10 giocatori del Pisa. Abbiamo il problema dei cross dalle fasce che ogni volta che ci bucano è gol. Abbiamo il problema che quando entrano noi non abbiamo densità centrocampo e quindi ci infiocinano come veramente un coltello nel burro. Abbiamo il problema di Bobby English, che comunque, pur essendo il centravanti più forte che abbiamo, ieri è entrato e sembrava un pesce fuor d'acqua. E io direi che nonostante il Pisa sia al primo posto non ci dobbiamo esaltare per questo punticino, anche perché fino a prova contraria noi siamo a metà classifica e siamo, se non erro, a 8 punti dalla vetta. Urge trovare una quadra. Forse per me il mister andrebbe già cambiato, nel senso che io non l'avrei mai scelto. Io avrei preso un bel allenatore esperto, visto che la scelta è stata fatta su una rosa di giovani giocatori di potenziale. Non puoi avere sia i giocatori che l'allenatore di potenziale, a mio parere, anche perché giocare con 4 punte che non rientrano e soprattutto 2 punte esterne che giocano sulla linea esterna e praticamente sono avulsi dal gioco. Adesso Mann non sta giocando, ma quando ha giocato Mann tocca la riga destra del campo, Mihaila tocca la riga sinistra del campo, non ho mai visto una banalissima sovrapposizione, cosa che fanno tutte le altre squadre. Spesso le altre squadre con una banalissima sovrapposizione ci fanno fuori i terzini immediatamente, cross, testa, gol. Da quel momento in poi, quando andiamo sotto, andiamo, scusate il francesismo, in cagona, gli altri si chiudono e noi siamo fregati, perché al primo contropiede rischiamo di beccare un altro.
Quindi il riassunto è: o Maresca si dà una regolata e trova la quadra, o qualcun altro deve farla trovare a lui. E poi bisogna iniziare a macinare il gioco, perché insomma io non vedo tutto questo giro palla, questo predominio del campo come era stato preannunciato inizio campionato. Quindi poi sinceramente sono anche un po' stufo di fare, anche se è passata la partita di Terni, sinceramente per me la partita di Terni è stata una roba tragica, e è più di un anno che facciamo figurarci in giro per l'Italia e io direi anche basta. Detto questo, un saluto a tutti gli Asprillas, agli amici degli Asprillas, e speriamo che cambi qualcosa anche alla svelta. Ciao a tutti.